questi giovani che vengono un po' da tutto il mondo, in questo caso molti americani, e lavorano con insegnanti internazionali, questi ragazzi veramente prendono quelle che sono le radici proprio della nostra cultura e per poi dopo approdare al mondo dello spettacolo. Opera Seme nasce dall'incontro tra Italia e Stati Uniti con un'apertura a cantanti in formazione ed insegnanti europei ed internazionali per offrire spettacoli innovativi che guardano al passato e alla grande tradizione dell'opera lirica italiana. Il festival torna così ad Arezzo per la sua seconda edizione dal 23 al 27 luglio. Verranno presentati 5 giorni di opere con un concerto finale al Teatro Petrarca legato all'opera contemporanea, che è appunto il musical di Broadway. E, diciamo che i concerti sono gratuiti, inizieremo con il chiostro del comune, dove tutti sono invitati per questo bellissimo opera di Cimarosa, Il matrimonio segreto. Avremo un'orchestra di 10 elementi, Odia Orchestra, con 6 cantanti americani in questo caso. E poi dopo proseguirà il Castello di Valenzano, per poi avere altre 2 opere, con 2 opere di Gluck alla CAMU, quindi la Casa della Musica si aprirà come teatro alla città. Quindi 5 giorni anche di masterclass. Abbiamo qui 23 studenti da università di dappertutto, negli Stati Uniti, da California, da Kansas, da New York, dappertutto, che sono qui per un mese, e anche se ci sono tanti genitori e parenti che vengono a vedere le opere, allora spero che è una grande cosa per loro, ma è una cosa molto buona per Arezzo, per avere tutti che vengono qui per tutti un mese, e a noi piace tanto Arezzo anche, allora, siamo molto contenti di essere qui.